Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi parliamo dei 5 libri che chi inizia a suonare la chitarra non deve assolutamente lasciarsi scappare. Nella descrizione trovate tutti i link per comprare i libri direttamente su Amazon. Se vi va, inoltre ragazzi, potete iscrivervi al canale perché esce un nuovo video ogni lunedì alle 11.30. Ho già fatto un video sull'argomento libri, ve lo linko qua sopra. L'altra volta non c'era un vero e proprio ordine con cui approcciarli, questa volta sì, vanno dal più semplice veramente per chi inizia e muove i primi passi sulla chitarra, magari acustica, per poi arrivare a chi invece già suonicchia un pochino la chitarra elettrica. Il primo libro di oggi è veramente per chi inizia e vuole farlo sulla chitarra acustica. Si chiama Manuale di chitarra, è di Massimo Varini, edito da Karish. Secondo me un libro ottimo perché è molto molto semplice, spiega molto bene gli accordi, gli arpeggi, un minimo di teoria, vi dà insomma un'infarinatura generale per iniziare a suonare le prime note, secondo me perfetto. Secondo libro di oggi, Chitarrista da zero di Donato Begotti. Perdonate la forma con cui ve lo presento, ha anche una copertina, di nuovo l'ho usato tantissimo per dare lezione, quindi è veramente rovinato, liso, consunto. Secondo me ottimo, perché si parte dalle cose più semplici di tutte, quindi gli accordi, si continua con un pochino di ritmiche anche non proprio semplici, ma che vi permettono di approcciare anche brani un po' più complessi, e si arriva all'ultima parte con anche qualche piccolo assolo. È ottimo per chi si vuole approcciare alla chitarra elettrica, non solo insomma per la chitarra acustica che viene comunque trattate nella prima parte, però nella seconda ci sono appunto questi assoli che vi permettono un po' di assimilare anche il concetto di pentatonica, le posizioni della pentatonica, insomma davvero ben fatto, molto molto bello. Chitarrista da zero, Donato Begotti. Se un libro ti esce bene, perché non continuare? Il terzo che vi consiglio oggi è Chitarrista da zero 2, sempre di Donato Begotti, di nuovo ultra utilizzato, quindi insomma di nuovo non c'è la copertina, abbiate pazienza. Si parte da un po' sopra, ci sono gli assoli, ci sono le ritmiche, ci sono anche accenni sull'improvvisazione, ritmiche un po' più complesse, insomma davvero bello. Quarto libro, sempre Donato Begotti, questa volta con Antonio Cordaro, Improvvisa da zero. Secondo me è un libro fighissimo, vi richiede un minimo di conoscenza armonica, un minimo di conoscenza teorica, di modo da capire quello che sta succedendo, perché appunto serve per lo studio dell'improvvisazione, un minimo dovete capirci, quindi fatevi prima gli altri libri. L'idea di questo testo è di presentarvi tantissime basi prese da canzoni molto molto famose. Faccio degli esempi, c'è Breath to Take, It's My Life di Bon Jovi, eccetera eccetera. In questa maniera lo studio è molto più divertente, molto più leggero, perché insomma i pezzi li avete già nelle orecchie, fa piacere suonarci sopra. La figata vera è che vengono presentati due soli su ogni base, utilizzando due posizioni della pentatonica, così iniziate a rendervi conto di quanto potete muovervi sul manico della chitarra e avere idee non solo in un punto della tastiera, ma girando un po' per il manico, davvero utilissimo. Ve lo consiglio assolutamente, Improvvisa da zero, Antonio Cordaro e Begotti. L'ultimo libro non è per principianti in senso stretto, ma è per chi vuole avvicinarsi al jazz. Jazz Guitar Improvisation, ragazzi, giuro che Begotti non mi dà un euro per presentare questi libri, semplicemente sono quelli che utilizzo, mi piacciono, sono molto ben strutturati, quindi ve li consiglio. Jazz Guitar Improvisation serve per chi ha già una buona conoscenza armonica, una buona conoscenza teorica, perché insomma si parla di jazz. Parte dalle cose più semplici, dal 2-5-1, e si sale di difficoltà fino ad arrivare a cose parecchio complesse, parla di sostituzioni, eccetera eccetera. È molto molto carino, è un bel modo per approcciarsi a un mondo che personalmente trovo un po' lontano, perché comunque non è sicuramente il mio, però mi ha aiutato a almeno far finta ogni tanto di poter suonare jazz e avere un'idea di com'è che funziona quel mondo. Jazz Guitar Improvisation di Philadelphia Castro. I libri sono finiti, ma ancora un piccolo consiglio. Ragazzi, se potete, iniziate a suonare andando a lezione da un maestro, perché sicuramente la figura dell'insegnante, la figura del maestro è davvero davvero importante all'inizio, in particolar modo perché vi devono impostare nella maniera corretta le mani, la posizione della chitarra, insomma ci sono un po' di cose che solo una persona può fare. Se poi non avete il tempo, va anche bene attraverso i libri, però ovviamente è sempre preferibile andare da un insegnante. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti qua sotto quale di questi 5 libri che ho presentato è quello che vi convince di più e se li avete già utilizzati. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!